studio della dottoressa Lilly. Sì? Con chi parlo? Ah, Rosa, piacere, mi dica. Capisco. Va bene, non c'è problema. Fissiamo un appuntamento fra 2 giorni e parliamo del suo problema. Va bene, a presto. Buongiorno, come mai è venuta a trovarmi? Ah, sì, ha preso un appuntamento, lei è Rosa. Sì, salve. Sì, ricordo benissimo la sua telefonata. Ricordo che lei è una studentessa universitaria e mi ha detto che studia con grande impegno, ma al momento dell'esame, di fronte alla commissione, si blocca. È corretto? Bene, Rosa, sappia che questo problema è molto comune. Infatti, parlare in pubblico provoca ansia e stress in tantissime persone, me compresa. Ricordo che il giorno della discussione della mia tesi non volevo neanche presentarmi. Successivamente, ho imparato delle tecniche che mi sono molto preziose tuttora. Quindi oggi parleremo di come rilassarsi prima di un discorso. Innanzitutto, tengo a precisare, se deve fare un discorso per lavoro o scuola, non lasci che l'ansia le faccia del male, impari a rilassarsi. Si prepari bene, punto primo. Come lei mi diceva che studia bene il suo esame, lei deve conoscere bene il suo discorso, i suoi punti salienti. Faccia pratica ogni notte, per una settimana prima del grande evento. Si metta di fronte allo specchio per vedere le sue espressioni facciali. Non dimentichi di praticare di fronte ad amici e familiari il suo discorso, per abituarsi a parlare di fronte agli altri. E cosa ancora più importante, richieda loro dei feedback in modo da migliorare e potersi correggere. Le consiglio, se per caso deve presentare un discorso in generale, non un esame, perché all'esame giustamente non si può guardare, ma per quanto riguarda un discorso, una presentazione, di scriversi appunto un piccolo sunto. E si assicuri che le pagine siano in ordine. In alternativa, è possibile effettuare uno schema di cosa lei parlerà. Si assicuri che la stampa sia grande e in grassetto, in modo che si possa facilmente vedere. Vedrà, sarà più calma e rilassata, sapendo di avere i punti essenziali di fronte a lei. Utilizzi tecniche di visualizzazione per aiutarla a calmarsi e rilassarsi. Adesso, chiuda gli occhi e immagini se stessa dando un discorso fiduciosa. Immagini le facce del pubblico. Ascolti gli applausi. Effettui questa operazione ogni sera. Naturalmente, rilassi i muscoli per alleviare le tensioni. Cominci contraendo alcuni muscoli, come quelli del pugno. Mantenga la posizione per 10 secondi e poi rilasci. Continui contraendo e rilassando gli altri muscoli. Importante è che lei pratichi la respirazione profonda. Inspiri attraverso il naso. Ponga la mano sullo stomaco per assicurarsi di star respirando attraverso il diaframma. Espiri attraverso la bocca. Spinga fuori l'aria e contragga i muscoli dello stomaco. Questo metodo permette che più ossigeno entri nel corpo e la aiuta a rimanere più calma e meno tesa. Rosa, io le faccio tanti tanti auguri per il suo futuro accademico
e anche oltre. Mi raccomando, si ricordi queste parole. Non lasci che l'ansia le faccia del male. Impari a rilassarsi. Io l'abbraccio e per qualsiasi cosa sono qua.